Thank you.
Va bene, iniziamo, altrimenti si fa un po' troppo tardi. Come si va? Aspetta un attimo. Eccoci qua. Tra l'altro oggi sto con la luce accesa in camera. Come mi si vede? Ora penso ci sia solo all'Anakinsk per adesso. Come mi vedi? Come mi vedi? Mi si sente? Sì. Forse un po' più alto? Ok, così meglio. Un momentito. Api, ci sei? Ah, eccoti, ciao! Va bene, allora, iniziamo subitissimo questa bellissima caccia al villager. Oh no, si vede un pochino sul green screen, mannaggia. Sì, noi iniziamo. Poi magari più tardi arriveranno altri. Tra l'altro ho visto che ci sta Elfio con Animal Crossing, perciò. Spero che più tardi arrivino. Così mi sapranno consigliare. Allora, partiamo. Coupon? Speriamo che becchiamo personaggi decenti stavolta. Eh sì. Live con pochi. Vabbè, no, dai, si vede abbastanza il green screen. Su, aspetta, forse questo è un po'. Questo rovina. Si vede un pochino quando si fa tutto buio. E vabbè. Allora, come al solito. Io sono così fortunata che becco subito l'isola bambù. Ah, tra l'altro, sono fortunata veramente. Aspetta un attimo. Oh oh. Aspetta un attimo. No, sì. Ok, allora, o non ho fatto time travel. E quindi sta ancora in scatoloni. No, appunto, forse sta ancora in scatoloni. Forse mi sono sbagliata. Un attimo, non vorrei che Tomunok avesse già assegnato senza dirmi nulla. Spero di no. Cioè, non dovrebbe essere così. Vediamo un attimo. Help. Allora, no. Allora, vediamo un attimo. Tutti tranquilli, tutti tranquilli. Immagini, big fake in live. No, ok. Ah, ok, va bene. Tutto a posto, non è successo niente. Non è successo nulla. Abbiamo scherzato. Adesso sistemo. Perché stavo ancora in time travel al giorno di ieri. Ok, ora dovrebbe essere tutto a posto. Abbiamo scherzato, su dai, non fa niente. Rifacciamo. Allora, tra l'altro ho iniziato anche un pochino tardino, tardino, però vediamo fino a che ora riusciamo a stare. Magari becchiamo il villager giusto tra i primi. Sarebbe top.
Sarebbe super top. Mo si deve un attimo avviare il gioco. Ok, beh, meno male perché almeno, capito, non mi ha segnato una bestia orrenda. Ci siamo, dai. Si sente bene l'audio di gioco? Tutto a posto? Tra l'altro ho visto che stasera su Twitch c'è un sacco di gente che streama Animal Crossing. Io sono una di questi. Sempre con molto stile, con le mie bellissime cuffiette. Vabbè, le parole crociate di Fuffi. Ok, siamo a posto. Ci siamo, ci siamo. Possiamo andare. Oh, ma che dolce! Grazie! Tra l'altro oggi ho messo una storia per fare la pubblicità della live. Ho messo una storia con la mia faccia, è tipo la prima volta che lo faccio. Oh, grazie! Mamma mia. Beh, tu sei di parte però, su. Allora, dai, senza indugio, aspetta un attimo che già mi sono dimenticata di prendere l'asta, perché senza asta poi non raggiungiamo i villager. Guarda, immagini. A un certo punto esce un villager bellissimo, però sta oltre il fiume, io non ho l'asta. Vabbè, no, neanche l'ascia. Come farei? Non lo farei. No, sì, forse potrei farlo. Cosa hai appena visto? Cosa hai appena visto? Ah, ok, ho capito, ho capito. Sì, è una cosa, è abbastanza bellina. Sì, la storia, sì, è abbastanza bellina, dai. No, aspetta, 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 aspetta. L'asta da salto. E voilà, ora siamo pronti davvero. Ora siamo super pronti. Ma mi faccio un po' più grande nello schermo. O sto bene qui dove sto? Un po' più grande. No, Cleo. No, non scocciare. No, Cleo. Ah, ciao Davide! Come stai? Ma benvenuto! Mi fai compagnia in questa bellissima avventura? Mamma mia, ragazzi, non mi si vede proprio con questo green screen così. Ai ai, guardate, sono trasparente. Allora, poi vi racconto perché sono trasparente. Dai, allora, intanto che viaggiamo. Ragazzi, è successa una brutta cosa oggi perché ho sfondato la lampada, cioè in realtà era rotta già, io l'ho aperta per vedere qual era il problema e ecco, cioè c'è il circuito da fuori che è verde quindi non si vede e niente, quindi devo ripararla e allora oggi ho la luce della stanza e quindi non mi si riprende molto bene. Purtroppo non ho altre lampade bianche, ho una lampada, cioè questa tipo. Aspetta, forse così un pochino si risolve. Vabbè, c'ho sta lampada che però è una lampada a luce calda, tra l'altro consuma anche un botto, vabbè. E niente, noi proviamo così stasera, che dobbiamo fare? Non fa niente. Comunque la webcam nuova mi permette tante belle cose in più, eh. Ottimo, qua piove. Bene, io non ho l'ombrello. Vabbè. Grazie. Vediamo. Ah, ok, c'è il fuoco, ci sono gli abitanti. Chi è? Io tutto bene, Davide. Oggi ho fatto un bel po' tardi. Perché Teddy... No, Teddy no. No. Ma poi scusami, l'ennesimo villager sportivo? Cioè, no, grazie. Comunque, io tutto bene, sono venuta un po' più tardi in live semplicemente perché avevo una cena a casa sempre oggi. E
Sono venuti degli amici di famiglia a mangiare, quindi dovevo starci anch'io. Se ne sono andati alle 10:30, allora io ho il tempo di sistemare tutto. Avevo già acceso il computer, che sapete è la cosa più lenta, e alla fine sono venuta in live. E oggi, tra l'altro, meno male che ho fatto la caccia al villager, perché ho visto che non c'è un bel po' di gente, quindi magari se facevo dei giochini stavo io a dire chi vuole venire e c'era uno spettatore. Cosa positiva, dai, il karma mi vuole bene certe volte. Va bene, su. Tra l'altro, ho notato che potrei anche tenere i capelli lisci così. Non è che sto troppo uno schifo. All'inizio pensavo di star malissimo, invece no. Ma a voi non interessa questa cosa. Coupon? Secondo villager, sì, è vero, stanno bene i capelli. Sì, stanno abbastanza bene. Sì, è accettabile, accettabile. Però le cuffie sono la cosa più bella. Cioè, ragazzi, io le amo queste cuffie. Cioè, mia sorella non ci poteva più azzeccare di così, capite? Sono troppo carine. Me le vorrei tenere in testa tutto il giorno. Solo che non posso uscirci. La stessa isola. Oddio! Ciao! No! No! Aiuto! Mamma mia, ragazzi! Un mostro più mostruoso di quello non esiste. Allora, come al solito, sto cercando. O Attila. Diciamo qualcuno di decente e basta, va bene? Cioè, diciamola così e finiamola qua, davvero. Diciamo qualcuno di decente, finiamola qui. Che cos'è questa? Questa è la scrivania? Sì, è la scrivania. Vabbè, metto il braccio, che devo fare. Alice, va bene, la prendo per te. Ok, oggi mi è arrivata la scheda di acquisizione, ora sto aspettando la... Oddio, che bello, Davide, ti seguo sicuramente, ovviamente sempre se c'ho tempo, se posso, ti seguo, 100-100. Allora, ragazzi, io Wolfgang Mo l'ho lasciato andare, mo di nuovo Wolfgang no. Scusa. Ogni tanto il green screen fa storie, scusatemi ragazzi. Oggi un po' di problemi con le luci. Sì, Wolfgang, sì. Sì, se non sbaglio, uno degli ultimi che è arrivato sull'isola. Beeple! Ciao ragazzi! Sono contenta che siete arrivati. Mi sentivo un po' sola. Mi sentivo un pochino sola, ve lo dico. Però, ovviamente, confidavo in voi. Mi dovete consigliare, ragazzi. Tutto bene anche a me, ho fatto un po' tardino oggi perché c'era una cena a casa e se ne sono andati. Io ho una pecora. Gli ospiti se ne sono andati verso le 10:30, quindi giusto il tempo di sistemare tutto. Ho aspettato un po' di tempo che arrivasse gente e poi ho iniziato.
Una volta lasciato andare Giuliano, me lo ritrovo al primo ticket. E a me al secondo. Secondo ticket, Wolfgang. Tra l'altro, se voi avete lasciato andare qualcuno. Oh, grazie, Concia! Oddio, grazie! Si è sentito adesso l'audio? Sì? Spero di sì. Grazie, Concia! Mamma mia, grazie! Mannaggia! Io devo smetterla. Ok. A me oggi Twitch dà un sacco di problemi, sono da PC. Scusa, ma come non si è sentito l'audio? No, questa cosa è inaccettabile. Vabbè, dai. Non si è sentito. Ma io ho alzato un sacco il volume. Non potevo non subare. Ragazzi, ricordatevi che. Allora, io perché mi emoziono quando lo fate? Perché io non chiedo mai niente a nessuno. Non ho un goal, non ho nulla, capito? Cioè, quindi. Ok, sono un po' imbarazzata. Cioè, non. Ok. Niente, mi fa piacere. Dice Bibble che la live dal telefono non riesce a vederla se scrivo male perché sono rimbambita a scrivere al computer. Certe volte è comodo avere il correttore sul telefono. E vabbè, oggi caccia al villager, ragazzi. Fortunatamente, perché visto che ci sta, vabbè, Elfio che è un gigante in live stasera, vedo che c'è un sacco di gente. Quindi andava a finire che, cioè, fortunatamente oggi ho fatto caccia al villager perché se facevo dei giochini non veniva nessuno, capite? Perché ci sta il gigante. Infatti, io guardate, veramente, Elfio è troppo bellino. Una volta è venuto anche in live da me, mi sono emozionata perché c'è, cioè, come se venisse una star, capite? Per me è fantastico. Oddio, che carina! Però ce l'ho già uno struzzo. Io già c'ho uno struzzo. Sei troppo bella, però no. Poi oggi deve essere una bella serata. Dobbiamo sclerare insieme perché rifiuto i belli all'inizio e arrivano i brutti alla fine. No, come l'altra volta, ragazzi. Esattamente in questo modo. Io non ce la posso proprio fare da PC sul telefono. Da telefono sono meno rimbambita. Però stai scrivendo bene. Per adesso. Tra l'altro, ragazzi, non mi sono nemmeno cambiata. Cioè, così sono andata alla. Cioè, sono stata a cena a casa. C'era tipo un bordino, sta cosa così. Il trucco, però, l'ho messo per voi. Metto sempre sugli occhi perché sennò ho gli occhi a pesce così. E sembro una stupida. Tra l'altro ho anche rotto la lampada. Bibbo, il concio, ho rotto la lampada. Guardate. Vabbè, poi la devo aggiustare, però mi faccio aiutare dall'Anakinsk che dobbiamo vedere di incollare insieme un pezzo. Cioè, praticamente si è staccato. Vi faccio vedere. Se riesco a staccarlo, ve lo faccio vedere. Questo pezzettino. Che dove va inserito il cavo, ok? Si inserisce il cavo così. Si è staccato dalla schedina verde, che ovviamente voi non potete vedere perché c'è il green screen col chroma key, quindi non si vede. E quindi non potrei più caricare la lampada. Aiuto! Io non ce la posso proprio fare. No, che disastro! Cioè, sta tutto appeso, capito? Quindi, cioè, vorrei aspettare lui, così facciamo insieme questa operazione. Dico operazione così perché suo padre dice sempre operazione. Ciao Vale, come stai? Vale, comunque ho controllato un po' i quadri e mi sa che li ho messi nei pacchetti del gioco delle trappole. Quindi se vuoi li apro e vedo se ti manca qualche quadro che ho, va bene? Poi nel caso li rincarto. Portiamo la lampada da Bob, l'ha aggiusta tutto. Bravo, magari. Mia, Dinok, sì. Poi ragazzi, scusatemi se ogni tanto smetto di giocare che parlando con voi, capito? Ciao Miki! Come stai, Miki? Ok, decolliamo. Come stai, Miki? Oh, che carino, grazie! Grazie! Ma si sono sentiti stavolta i beat? No. Perché non si sente? Si è sentito, ragazzi, il rumore, il suono dei beat?
Ditemi di sì, per favore. Che carini. Grazie, Miki. Come stai? Non si è sentito. Cioè, si vede l'animazione. Io lo sento, però voi no. Questa è una cosa un po' strana. Aspettate un attimo. Fatemi vedere un attimo una cosa. Apro il mixer volume. Ragazzi, oggi ho fatto tardi, lo so, è che stavo ad una cena a casa, c'erano degli amici di famiglia, non potevo dire, vabbè, me ne vado. Cioè, avrei voluto dirlo. Chi è? No, non è Codino. No, non mi va. Cavalli, no, grazie. Nana. Addio. Oh no, Twitch non prende più neanche da PC. No! Provate ad abbassare la risoluzione del mio video. Vedi un po' se si può fare. Non lo so se si può fare. Vedi tu. Vedi se si può fare. Sì, non ho dimenticato niente. Andiamo. Ah! Ok, ragazzi, no, era un problema mio. Ok, è tornato. Tutto bene? Bravo Twitch per la mia piattaforma senza problemi. No, no, eh. Ma che succede? Ragazzi, ci siete? Mi è arrivato un messaggino. Ragazzi, mi sentite? Schermata fissa. Ma a sentirmi mi sentite? Ok, mi sentite. Ok, tra poco dovrei tornare, non vi preoccupate. OBS mi ha dato codifica in sovraccarico e non so perché è successo questo. Praticamente mi ha dato a un certo punto 0 kB al secondo e poi 6.000. Ok? Penso sia stato un problema di OBS. Dovrei essere tornata. Proprio a breve, breve, breve dovrei tornare. Ditemi un po'. Io ti sento, mi vedo il video è bloccato sulla schermata DAL. Va bene. Non vi preoccupate, adesso si riprende. Non mi dice più codifica in sovraccarico, quindi facciamolo un attimo calmare. È una cosa un pochino strana questa. E vabbè, dovrebbe essere calmo. Si dovrebbe essere calmato, ragazzi. Ditemi un po' voi se riuscite a riprendere la visione oppure no. Ok, dice l'Anakinsk che sembra essere tornata. Non so cosa sia successo in effetti. Cioè, a un certo punto a caso mi ha detto codifica in sovraccarico e stava arrivando troppa connessione, diciamo, mettiamola così. Ci sono? Il video va un po' così. Ok, amici, sono tornata. Ragazzi, ora si riprende a tutti, non vi preoccupate. Ok, riprendiamo il nostro viaggio. Io ovviamente vi aspetto. Adesso va, ok. Ciao Frambo! Ah ragazzi, saluto tutti quelli che sono arrivati. Fab, saluto ora che è arrivato Frambo. Chi altro, chi altro? Poi mi sono persa dei messaggi. Comunque, chi sto cercando? Allora, dopo l'ultima... Da me sei perfetto, ok. Dopo l'ultima tragedia, e vi dirò tragedia, che è successa nell'ultima caccia al villager dove sono tornata con la dolce... Fenicia. Oggi accetto un po' tutti quelli belli. Rifresciate la live se avete delay. Ok. Adesso ti vedo ma non ti sento. Cosa?
Ditelo in chat, ragazzi, nel caso di refreshare la pagina, di uscire e rientrare, e vedete che si sistema. Comunque sto cercando, in particolare mi fermerò per Attila, 100-100 mi fermo per Attila, e poi se finisco presto appunto la caccia al villager, mentre ci facciamo due chiacchiere, potrei visitare una delle vostre isole se vi va, ma non credo, perché ci vorrà un sacco di tempo, o cerco semplicemente qualcuno di veramente carino. O di raro, ovviamente, tipo Misuzu, capito? Queste cose qui. Però, se becco Attila, ecco, per esempio, personaggi come questa, non mi fermerò mai e poi mai. Comunque, mi avevi chiesto come stavo, tutto come al solito, potrebbe andare sempre meglio. Io come sto? Io tutto bene, sono un po' stanca, perché oggi mi sono svegliata un pochino presto, però non è che ho studiato troppo. Vabbè, ho sbattuto la testa su un problema troppo tempo, fa niente. Poi ne ho fatti altri così, insomma, e adesso sono un pochino stanca perché c'è stata appunto questa cena, ho fatto tardi e mi dispiace fare tardi in live, purtroppo. Però vabbè, ho fatto un pochino tardi perché ho avuto questa cena con degli amici di famiglia, per ora sono qui tutta per voi e va male anche perché si è rotta la lampada. Sì. Questa è la scheda madre che ovviamente non si vede perché è verde. E la batteria, in che senso si è rotta? Non è che non funziona più, semplicemente si è staccato il pezzo che serve per collegare il caricabatterie alla lampada. Si è staccato da questa schedina verde, ok? E questo pezzo qua, aspettate, vedete, è questo pezzo qua che si è staccato e quindi devo trovare il modo di ripararlo. Perciò oggi la luce della mia live è un po' a caso. Infatti, se vedete, tipo, sono un po' trasparente, vedete? Perché la luce è un po' a caso. Giù di quella con le cataratte. Ah, ok. Forse ho capito. Cataratte nel senso gli occhi quelli enormi. È tipo l'orsetto un po' rosa e un po' azzurro. Una cosa del genere. Però, insomma, per villager rari uno si ferma, ovviamente. Però tra quelli non rari cerco assolutamente il caro vecchio Attila. Che, come sapete, la mia storia d'amore con Attila ve l'ho raccontata diverse volte. La cosa bella sarebbe poter streamare sempre con la luce della mia stanza. Perché così, capito, la luce è sempre fissa. Io ho Diana, Minna, di Letter. Ah, wow! Ce ne sono un bel po' di rari. Comunque sono contenta che siate qui stasera. E mi dispiace, Fab ha detto che era crashato l'altra volta. Mi dispiace. Aspetta un attimo. Così non si vede più la scrivania. Ok. Buona fortuna con la. Speriamo. Vale, alla fine tu ce l'hai fatta, no? Magari ce la farò anche io a trovare qualcuno di decente. Vediamo, vediamo. La palla, senta a me. Ok. Vai, si va, si vola. Chi è? No, Rosicchio. No, ragazzi. No, ragazzi. Allora, lui è uno dei più bruttini del mondo. Misuzu l'amo. Eh sì. Ragazzi, Rosicchio no. No, no, mi dispiace. Come ti uccido? Esattamente. No, non. No, non va bene. Non va bene. Comunque quanto sembro più una streamer vera con queste cuffie. Cioè io mi sento potentissima, vi giuro. E lo dico non perché capito le cuffie. Così me le ha regalate mia sorella. Non la ringrazierò mai abbastanza. Sono crashata quando ero sulla tua isola. Ah sì! Ah sì, mi ricordo! Adesso tocca a me la ricerca di Bob. Bob, ho capito chi è il gattino viola. È bellino Bob. Dopo 700 coupon. Esatto. Ok, allora, voliamo con un coupon. La montagna e l'isola maledetta, lo dico sempre. È vero, hai ragione. Escono sempre dei cessetti. Mannaggia. Mannaggia. Lo cicco è uscito dal buco sbagliato. Ok, è un bellissimo modo per dire le cose. Veramente un bellissimo modo.
Lo userò anche io. Raga, ma Lilli Meraviglia si è messa su Twitch. Cioè, parliamone. Cioè, l'ho vista adesso per la prima volta. Sapete chi è Lilli Meraviglia? Io la seguivo poco, quando ero più piccola. Quando era ancora piuttosto normale. No, non mi piace lui, ciao. Mo' c'ha i capelli verdi. Cioè, che tipo. Mo' la seguo su TikTok perché mi fa morire. Ma ragazzi, io vorrei iniziare una petizione. Guardate, se fossi una streamer un pochino più importante, farei veramente le cose serie e la contatterei questa persona. Io voto per portare Giovanni Mucciaccia su Twitch con un art attack nuovo in diretta. Cioè, dai, chi non lo farebbe? Dai, cioè, diventerebbe più famoso di Power TV, ma all'istante. Change my mind. Wait, Daviduccio. Era Davide che ha vinto il coso di Halloween. Sì, non sono andata ancora a consegnare. No, non la conosco. Ah, ok, vabbè, no, lei è. Io la stimo troppo. È una pazza. Io sulla montagna ho trovato Diana. Ah, vabbè, allora a volte la montagna è buona, ragazzi. Io la seguivo, non la seguo da tantissimo. Eh sì, pure io smisi per un po', poi la ritrovai su TikTok e ho detto no, vabbè, le ho messo subito il follow. Ho detto no, fantastico. Sì, ma da un bel po'. Datemi un consiglio, ne ho bisogno. Spendo 80 euro per una case per PC super figo con le luci rosa. Se io avessi 80 euro da dire, lo spendo in questo o in altro, lo spenderei in questo. Cioè, con tutto il cuore, guarda, veramente. Meringa. Sembra bellina, però non mi vanno tanto i cricetini stasera. Io all'inizio sono sempre molto snob, nel senso, no, no, no. Oddio, Carla, lo seguirei tantissimo. Parlate di Giovanni Mucciaccia, vero? Sì, è un po', c'è un bel po' di delay. Non tantissimo, però insomma, sì. Una bottiglia. Ma sì, cioè, ragazzi, veramente, se fossi una streamer famosa, lo farei sul serio. Decisamente, eh sì. Ma questo orsetto? Da dove è uscito? Mi stai tradendo con un altro streamer? Ah, ce l'avevo già. No, serio, da dove è uscito questo orsetto? Dove l'hai trovato? Madio. Che esso c'è un porta PC per. No, penso sia un tipo una cover. Cioè, case, io intendo cover. No, no, penso. Ah, no, no! Per un PC assemblato, suppongo. Cioè, il fisso, giusto? Sì, io lo prenderei, fine. Ah, meringa. Meringa! Ragazzi, chi segue The Dark Side of Naples sa questa storia a cosa risale. Meringa, contatta Alessio. Contatta Alessio! Sì, Meringa è bellina, è vero, però io all'inizio sono sempre molto snob con i villager perché voglio stare un pochino, capito? E poi magari alla fine rimango fregata come al solito, però io voglio cercare Attila, ragazzi, io voglio Attila. No, raga, veramente, cioè. Mo' Giovanni Mucciaccia si è messo su TikTok, ma il prossimo video che vedo gli scrivo, ma vuoi andare su Twitch, per favore? Ti prego, ti prego! Dai, su, ce la possiamo fare. Tra l'altro, ragazzi, nel disperato tentativo di riparare la lampada ci ho messo l'attack e ho fatto ancora peggio perché poi l'ho dovuto scrostare perché non faceva neanche più contatto elettrico, capite? Quindi sono andato un attimo in panico e poi ho deciso di chiedere aiuto ad Anakinsk, così magari in due non si fanno casini. Non credo di aver capito, ma che capra. No, il fatto dici di Meringa?
Se dici il fatto di Meringa è perché su The Dark Side of Naples ci sta questo nostro nemico cattivissimo. Cioè, oh, scusate. Ci sta questo nostro nemico cattivissimo che si chiama Moringa. Che però sfottiamo e lo chiamiamo Meringa, capito? Quindi Meringa è Alessio, praticamente è la persona che ruola questo personaggio cattivo. Perdonatemi perché io mi ero un attimo allontanata. Di che parlate? Allora, stavamo parlando del mio progettino, la prossima volta che becco Giovanni Mucciaccia su TikTok, di invitarlo a fare un suo canale Twitch per fare un art attack homemade su un canale Twitch. Cioè, sarebbe fantastico. Vogliamo Giovanni Mucciaccia. Esatto, Giovanni Mucciaccia su Twitch, anche mi ha chiesto un consiglio. Ha chiesto un consiglio. Aspetta, aspetta. Se anche B ha chiesto un consiglio. Ah, il consiglio della case. Ok, perfetto, perfetto. Ma cosa fa nella vita oggi Giovanni Mucciaccia? Boh, chi lo sa? Sta su TikTok. Questo è vero. È tipo una scatola per mettere dentro tutti i componenti di un fisso. Vedi dove va a assemblare il computer. E quello super figo che vorrei prendere le luci rosa dentro è una parete di vetro, così si vede dentro il PC tutti i componenti delle luci rosa. Fantastico. Sarebbe top. Giù, devi fare quiz? Oh, ragazzi, forse ci verranno proposti dei quiz. Che ci sta mia sorella che sta facendo sti concorsi, no? E la sera si allena a fare quiz. Comunque avete visto, sono mezza invisibile. Che poi perché? Cioè, dove lo vede il verde? Boh. Oddio, sì, please. Eh sì, ragazzi. No, glielo dobbiamo scrivere. Io mo su TikTok lo scrivo, giuro. L'ultimo video che fai e dico vieni su Twitch. Apriamo una petizione. L'ho detto, se fossi una streamer famosa lo inviterei nel mio canale. Il problema è che non verrebbe mai, capito, se lo invitassi adesso. Capì? Ai livelli di Omiatol, ai livelli di Power, anche ai livelli di Gischianto, anche se non penso che. Oddio, Annalisa, no! No! Non mi piace! Come on! Hai delle orecchie ciocche rosa che ti vedo male io. No, sì, allora hai presente che io ho i capelli rosa di mio? Però adesso sono lisci, quindi non si vede che sono. Cioè, se vedi nelle altre live che sono un po' mossi, si vedono che alcuni. Cioè, sono rosa, sembrano un po' di più rosa. E invece non sono così tanto rosa, capito? Poi devo farmi anche il colore. E non ho avuto il tempo di farmi i capelli mossi. Questo è il mio. Sono i miei capelli naturali, sono belli lisci lisci. E quindi sembrano ciocche, cioè sono alcune ciocche in realtà che sono rosa, non tutti, però diciamo che non sono completamente soddisfatta del lavoro che fece il parrucchiere perché io gli dissi li vorrei mossi, però alcune ciocche me le fai rosa così, e lui disse va bene, però ne fece un po' troppo pochi rosa, e quindi niente, cioè mi vedete meglio quando ho i capelli mossi. Domani per la live di Dark Side of Naples non lo so se mi faccio il colore ai capelli perché dipende se sono sporchi, cioè se sono sporchi faccio lo shampoo e faccio il colore, altrimenti. Sono troppo triste quando mi dicevano che non faceva gli art attack. No, ma sai che li fa lui? Perché non li fa lui? Perché ho letto orecchie quando ho scritto ciocche. Ha scritto solo ciocche rosa, io ho letto orecchie. Va bene. Wow, sì, va fantastico. A inizio live è vero, metti il capo così. Che poi, ragazzi, Art Attack l'hanno cancellato. Comunque sapete che lui su TikTok praticamente ha spiegato che Art Attack era una trasmissione che si girava un po' in tutti i paesi. Cioè, nel senso, c'era un Art Attack per ogni paese. Non mi ricordo se d'Europa o proprio nel mondo. No, forse nel mondo. Tant'è che lui una stagione la girò in Inghilterra perché avevano un solo studio e arrivavano i presentatori lì, così che risparmiavano sullo studio praticamente. E
Invece una seconda stagione, che è quella con la Palma, tipo, non so se la sapete, è una che fece un po' più avanti, io la beccai su tipo Rai Yoyo, questi canali così. No, neanche questo mi piace. E quest'altra era girata tipo a Città del Messico, una cosa del genere. Quindi purtroppo lo stesso studio, quindi anche il capo, non ci sarà. Però già che lui da casa sua si mette a fare gli Art Attack, sarebbe fantastico. Che poi è rimasto nella storia, cioè, capito? Lui una cosa ha fatto ed è famosissimo e se lo ricordano tutti e tutti lo amano. È fantastico. Ho alzato un po' l'audio di gioco, ragazzi, va meglio così. Così magari si sente anche, che ne so, se arriva, non so, una sub, un follow, si sente il suono. Perché prima non si è sentito né con i beat né con la sub di Conch, che ringrazio. Quanto sei carina, Conch, grazie. Il capo, poi avevano messo quella palma super antipatica. Sì, perché era cambiato, capito? Era girato in un altro studio. E l'ha spiegato su TikTok, ragazzi. Seguitelo su TikTok se ce l'avete TikTok, perché veramente fa dei video carini. Cosa? Nurotto? Nurotto? Si chiamava così? Cosa Nurotto? Non ho capito. Ah, brutto. Ah, ok, Nurotto. Ok, è vero, gli Art Attack non li fa lui, ma tipo che faceva i dipinti con le mani, e lui aumentava solo. Ah, sì, wow. Il capo lo odiavo. Perché? A me stava simpatico il capo. Cioè, volevo vedere lui, quindi dicevo, ah, quando finisce di parlare questo? Però era simpatico. Vedete, oggi non è Animal Crossing, oggi si parla di tutt'altro, un koala no. Oggi si parla di Giovanni Mucciaccia. Per questo mi piace fare le live, vedete? Ok, ci siamo. Aspettate un attimo, ok. Va bene, prossima isola, dai, su Attila, Attila, ti prego. Voglio Attila. Please. Ragazzi, come si sente l'audio di gioco? È troppo alto? Hashtag Nurotto. È un altro hashtag di questo canale, ragazzi. Nurotto. Che poi non capisco, io vedo il resto mio e dico Nurotto, che vuol dire? Il correttore è un po'. No, non è il correttore, Bivol oggi è stata computer, credo. Sono proprio rimbambita. Bivol oggi dovrebbe stare da computer, ha detto. Non so se ora si è aggiustato, diciamo, il switch da telefono. Ma vedi che probabilmente deve aggiornare l'app. A me ha aggiornato un po' di tempo fa. Ragazzi, anche stasera, vabbè che siamo in tre alla fine. Siamo il primo canale in live, ovviamente dopo che Elfio se n'è andato per ragioni ovvie. Cioè, quando ci stava Elfio c'avevo due spettatori, che erano Alanakins che Davide. Cioè, all'inizio solo Alanakins, che poi ho detto vabbè dai, cominciamo perché qua non inizia mai poi. Fantastico. Perciò vi dico che quando. Ma perché tutte erano occhiette? Dicevo, perciò vi dico che quando poi Elfio venne in live da me, io tipo emozionatissima, dici, ah, oddio! Tu sei tipo una celebrità. Ok. Però ragazzi, sapete, cioè guardandomi nelle live, sembro più una persona seria con queste cuffie. Io non la smetterò mai di. Secondo me va bene l'audio. Ok, cioè non lo smetterò mai di dirlo il fatto di queste cuffie. Sì, da PC non so scrivere. Se proprio vuoi abbassarlo un pelino. Ok, ora lo abbasso. Va bene. Va bene così? O alzo un po' la mia voce al massimo? Grazie.
niente, scusatemi. L'unica Ranabot, è vero. L'unica rana bella. Ranabot. Ma questa l'ho beccata 10 minuti fa. Oddio no, se iniziano a moltiplicarsi e ripetersi sempre gli stessi già da adesso, come finiremo? La vedo male. Male, male, male. Anch'io da PC, il correttore del PC delle volte fa quello che gli pare. Oddio, tu c'hai il correttore sul PC? Wow, fantastico. Io no, vabbè, ma il mio PC è quello che è. Io vado da lui perché comunque sono la sua mod. E poi che come cambia il gioco che Shin Impact non fa per me. Sono lato di te. Ma sì che ti voglio bene lo stesso, Miki, ovvio. Ma ti pare? Certo che ti voglio bene lo stesso. A me piace solo quella verde con le guance rosa. Oddio, è vero, anche a me piace. Si chiama Gigliola. Pure a me piace da impazzire. Ragazzi, quello sapete che io non è che me ne faccio tanto, né dei viewers, né delle visualizzazioni e queste cose qui, lo sapete, no? Dico solo che, cioè, questo era per dire che per me Elfie è una celebrità, capito? Cioè, wow, Elfie, capito? Cioè, Elfie. Vabbè, basta. A me piace solo quella vera, perché è sempre lo stesso messaggio. Io leggo due volte gli stessi messaggi, lo sapete, ma sì, già. Io francamente non so se mi potrebbe piacere Genshin Impact. Comunque non ci posso giocare, quindi unlucky. Topolino, chi è? Io ero noto come rano ed è carino. Ah sì. Non ho presente. Ah, ok, una femminuccia. Oh, grazie, Miki. Ma si è sentito adesso? Si sono sentiti i beat? Grazie, Miki. Che carina, grazie. Ditemi che si sono sentiti. Please. Porlo. Porro. Sì, porro è bruttino. Quello dono. Ah, quello con la mascherina sono brutto e brutto. Ok, dai. Riesco a decifrarti. Capito, cioè? Eh? Cosa? Grande Miki di seguo. Grazie, ragazzi. Non mi fate piangere. Comunque, ditemi che si sono sentiti i beat, per favore. Dai. Perché se non si sentono, devo risolvere. Io li sento. Questo non va bene. Questo non va bene. Un topo carino, strano. No, ma è una femmina, tra l'altro. Pensavo fosse un maschietto, invece no. Non sto assumendo nessun gender. E vai, ora si sono sentiti. Sì, perché ho alzato il volume. Attila, 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 Attila. Il topo più brutto è quello formaggioso. Ah, ho capito chi è. Gruviera? Si chiama così, tipo? No. Gruviera forse era quello lì degli Aristogatti, Mi sono sentito, comunque ti arriva in stra ritardo. Sì, mi arriva un po' in ritardo la chat. È vero, è vero. Mi arriva un po' in ritardo. Non so perché, ragazzi. Mi dispiace. Forse perché prima ha laggato un pochino. Però non è proprio il caso di avviare la live. Ah! Ah, pensavo fosse Lupilla. No, se deve essere un lupo, deve essere Lupilla. Basta. Perché Lupilla c'ha la casa estiva. C'è un po' di delay, scusa del crash. Sì, a causa del crash. Del crash di prima. Mi dispiace, ragazzi. Però riesco a leggervi. Cioè, riusciamo a chiacchierare, no? Spero. Io devo andare al negozio di fumetti.
Lo sto dicendo da un mese ormai che devo andare al negozio dei fumetti. Abby, quando mi porti al negozio dei fumetti? Io dico mi porti, io ce l'ho la patente. Il problema è che lì non si parcheggia. Quindi deve stare uno in macchina e io entro. Al massimo la metti in doppia fila. Ok, ecco perché comunque c'è Albi, non ti ho creato prima, sorry. lo so che è carina, però se deve essere un lupo, deve essere Lupilla, ragazzi. Cioè, neanche a un'ora di live. Facciamo che da un'ora e mezza in poi si prende quello che si prende. Va bene? Più o meno. Faremo un po' tardi stasera, mo vediamo, cioè, ovviamente. Stacco se se ne vanno tutti perché non è tanto. Non ha molto senso. Delphi mi hanno fatto incazzare. E mi dice... Ah sì, perché ti hanno fatto incazzare? Che è successo, Delphio? Ma perché sono piccoli? Che è successo? Che è successo, Miki? Dici tutto. L'hai bannato qualcuno? Chi c'è? Dove sei? Dove sta? Chi sei? Acciuga, help, no. Miki, se ne vuoi parlare io sono curiosa. Se non ne vuoi parlare non ti preoccupare. Oh, sono sincera, sono curiosa. Che poi c'è Animal Crossing. Com'è? Che succede che ti fa innervosire? Cioè, si devono impegnare per farti innervosire con Animal Crossing. Perché se non sbaglio anche lui stasera, ho letto il titolo, faceva pure lui una caccia al villager. Quindi manca a dire gli rubano le cose, no? Cosa farebbe un dodo? No, ragazzi, serio, cosa farebbe un dodo? Io me lo chiedo da un anno a questa parte. Cosa farebbe un dodo? Ok, eccoci. Mi vogliono far vomitare stasera. Da Elfi ci sono persone spesso insopportabili. Ah sì? Ah, mi dispiace. Ma come mai? Perché ho bannato uno che ha scritto 5 volte la stessa domanda. Io essendo molto le ho pure risposto. L'ho inizialmente silenziata e poi bannata perché mi volete le scatole piene. Oh vabbè, c'è una tizia con evidenti problemi. Ah, ho capito. Capito, ho capito. Me lo chiedo anch'io se non ti so dare. Ok. E non ti so dare una risposta. Vabbè. Scocciano più per le cose che dicono che per il gioco in sé per sé, probabilmente. Credo. Dio sovrano, già un disastro. Ciao Samantha! Buonasera, oggi si fa una caccia al villager. Andiamo. Troveremo qualcuno di bello. Cioè, ne abbiamo trovati alcuni carini, però non abbastanza. Poi sono un po' incontentabile a certe volte.
Comunque, ragazzi, l'ultima live che abbiamo fatto di Animal Crossing, che è stata la live. No. Sì, la live con Alberto. Anche sta. No, di un altro, no. Anche stavolta abbiamo superato tutte le statistiche delle vecchie live. E ci tenevo a ringraziarvi voi proprio adesso in live. Non l'ho scritto sul server, però ci tenevo a ringraziarvi perché c'erano tutte le sbarrette verdi in su, nel senso sempre tutto in crescita. Quindi veramente è solo merito vostro, grazie. Non ho mai avuto una media di spettatori così alta. E pensate, c'erano tipo 15 persone. Allora, prima di leggere Miki, chi cerco di bello? Cerco un personaggio che mi ispiri un'aria estiva, perché dovrà restare sull'isola per l'estate, o per l'inizio dell'estate almeno. E, mannaggia. E se esce fuori il mio amore perduto, Attila, che ho perso 10 anni fa su Wild World, magari lo ritrovo qui. La tizia Emilia Canali dice di essere piccina, ma è più grande di me. Ho la conferma, non sta bene con la testa. Adesso non è proprio questo di lei. Può permettersi di dire cosa che vuole. Ma non le si può rispondere. Ah, ho capito. Ho capito, ho capito. Vabbè. Ma pensa che sul gruppo, quando giocavo, sul gruppo Facebook, non so se vi ricordate, io stavo su un gruppo Facebook, poi sono successe brutte cose. Mi hanno trattata male, gli altri admin, così e colà. Non credo ti abbia capito, magari ti mando un vocale su Instagram meglio. Ah, ok, vabbè. Dice di essere piccina, ma è più grande di me, ho la conferma. Dice lei che non sto bene con la testa. Boh. Vabbè, te l'ho detto, ma ti racconto questa cosa. Quando giocavo su Facebook, diciamo che su Facebook ci sono persone molto adulte, ok? Possono andare ovviamente dai 20 anni, ce n'erano di meno. La maggior parte delle persone che erano lì erano signore di 40 anni circa. E che quando avevano 20 anni, penso abbiano giocato un po' ad Animal Crossing oppure hanno comprato il gioco al figlio e poi si sono appassionate loro. Nel senso, non credo di essermi spiegata. Ok, se nel caso vuoi. Sì, esatto, Lupilia. Bravissima, proprio Lupilia, Samantha. Comunque, sì, Miki, poi. Me lo puoi dire su Instagram, ti rispondo, lo sai, scusate, ho urtato col Joy-Con la cuffia perché non sono abituata ad averla. Comunque, su questo gruppo, che era un gruppo pressoché di mamme, c'erano un sacco di mamme, ce n'erano alcune, cioè per esempio a un certo punto nacque quest'isola che si chiama Revoland, ok, che era un gioco, un gruppo, cioè un'isola dove facevamo giocare i bambini e c'erano alcuni che si infilavano dicendo che stava giocando il figlio, invece non è vero e si vedeva da come giocava. Cioè, un bambino che gioca ad Animal Crossing non si mette lì a prendere tutto quello che vuole, gira l'isola, se la guarda, capì? E poi invece questa signora che diceva di giocare il figlio, però in realtà non stava giocando il figlio, faceva tutt'altro. Cara, non credo che tu voglia nominare il gruppo Facebook, tu vale, sarei curiosa, non ne conosciamo uno, magari non c'entra. Nominarlo? Vabbè, io in effetti non voglio fare. Oddio, che carino! Non voglio fare cattiva pubblicità o buona pubblicità. Magari ve lo scrivo sul server. Allora, ragazzi, lui è bellino. Che ne dite? Però no, io cerco Attila, c'è ancora tempo, ce la posso fare! Ho ancora dei ticket. Comunque no, è un gruppo che conta tantissimi utenti. Ah, vi dico quali non sono, va bene, l'ho pensato anche. Vi dico quali non sono, che sono molto famosi. Non è Italia, non è Paradise, non è neanche Life, che secondo me sono i migliori, quelli di Animal Crossing Life. Ciao Bobby! Bobby si scusa. Ciao Bobby! Quindi ve lo scrivo sul server se volete, insomma, perché non voglio fare. Cioè, capito? Non voglio fare quella che è stata cacciata, viene su Twitch a dire non entrate in questo gruppo così perché è un po' da poveracci, capito? Secondo me. Cioè, comunque ci sono persone che si divertono, mo hanno trattato male me, d'accordo, però ci stanno bene su, cioè, stanno bene lì, si divertono, i bambini giocano, le mamme giocano, insomma, quindi non voglio rovinare le cose. Comunque che crescessero, insomma.
Vabbè, comunque all'inizio facevo delle live dove pubblicizzavo anche lì nel gruppo, perché io non posso fare live su Facebook, ho la sensazione che sia lo stesso gruppo, magari mi sbaglio, non lo so. Carino, ma per me no. Ok, bravo Davide. Hai la sensazione che se... Vale, te lo scrivo un attimo, va bene, poi mi dici se è quello. Te lo scrivo in chat privata su Discord. Però ve l'ho detto, non è il gruppo in sé per sé, che si sono comportati male con me semplicemente. No, tranquillo, non serve fare nomi qui a fare. No, no, ma non voglio fare nomi, ragazzi. Un attimo solo che cerco Vale, così glielo scrivo. Mo non so i grassetti, ok, te l'ho scritto. Non so in grassetto, in minuscolo, cose, non lo so. Sì, grazie. Sei stato molto carino, Bobby. Va bene, ragazzi, escono solo pinguini. Un'altra bottiglia! Spacco bottiglia. Ammazzo pinguino. Che brutto. Matrioska ce l'ho. Vabbè, ragazzi, sto piena zeppa di. Oh, che carino. Bobby, se hai bisogno di craftare il set sirena, ti aiuto io, ovviamente. Ce ne ho di perle, non ti preoccupare. Sono curiosa anch'io. Vale mi sta scrivendo. Un attimo, Vale mi sta scrivendo su Discord. Help. Ah, va bene, Miki, te lo scrivo pure a te. Vabbè, io lo scrivo. Boh. No, sul server no. Io ti ho conosciuta grazie a quel gruppo. Ok, sì. Però, ragazzi, ve l'ho detto, non è il gruppo in sé per sé, ok? È semplicemente che non sono stata trattata bene, mi sono sentita anche offesa e non ascoltata, in particolare. Mi sono vista bloccare da persone che tengono 10 anni in più di me, sembra quindi che ne abbiano 10 di meno. Oppure non rispondere in chat e quindi insomma sono rimasta un po' scottata. Ho detto basta, ho chiuso con Facebook. Basta, basta. Aspetta. Ok, va bene. No, ok, niente. Ho letto, ti ho risposto lì già che c'era. Ok, perfetto. Mi ha risposto qui. Ah, devo bere. Ah, ragazzi, ho dimenticato di riempire l'acqua. È rimasto poco poco. Ho apprezzato infatti che non avevo capito che l'altra sera mi disse. Ok. Ragazzi, vedete, è questo che voi. Questo è un bell'ambiente di community. Comunque, intanto ho visto che è arrivata un pochino di gente. Salve nuovi spettatori. Come al solito dico quando vedo che ci sta un po' più. La pila di libri è una rete, fanno creazione. Cioè, è una ricetta la pila di libri. La troverai sicuramente sulla tua isola. Tra poco, insomma, cioè, gli schemi vanno e vengono. Ti consiglio di viaggiare molto tra le isole perché, come vedi, si trovano varie bottiglie con messaggio. Magari ti capita. Comunque, in ogni caso, se volete, ragazzi, a quelli che ovviamente non sono ancora nel server Discord, se vi iscrivete a Discord ed entrate nel mio server, ovviamente è sempre tutto gratuito. Non ci vuole la sub, non dovete spendere una lira, non dovete neanche avere l'account verificato. No, entrate nel server e basta. C'è la sezione cosa desideri, voi mi potete scrivere cosa state cercando e sarà vostro il giorno stesso o il giorno dopo al massimo. Inoltre potete partecipare a dei giveaway, tutto super super gratuito. Quindi se vi va fatevi Discord, basta inserire email e password ed entrate nel mio server. Per entrare nel mio server scrivete punto esclamativo Discord e cliccate sul link e avrete l'invito per entrare. Discord è molto semplice da usare. E niente, è un luogo dove si ritrova la mia community, dove si gioca insieme, soprattutto ad Animal Crossing. Quindi se volete, siete tutti benvenuti. Le uniche regole sono rispetto reciproco, tutte queste cose qua. Ho visto comunque... Voglio dire, solo una cosetta, ovviamente non volevo passare in fila di te, ok, gli ultimi 5 minuti vado a dormire, però come sempre... come sei carino. Grazie, Abby. Sei carino, Bobby.
Comunque, Bobby, ti do un consiglio per riposarti e in più stare in live, praticamente, cioè stare con noi in live. Tu mettiti proprio a letto a giocare, capito? Poi così se ti addormenti, ti addormenti. Ti addormenti con me che ti parlo nelle orecchie. Manco fosse ASMR di persone che penso voi tutti conosciate su Twitch. No, vabbè, sto scherzando. Domani ricomincia il gioco di ruolo di Star Wars. Quindi top. Oggi io e l'Anakin's ci siamo messi un po' a vedere delle modifiche da fare alla mia scheda di gioco. Perché così, cioè, siamo saliti di livello. E domani si ricomincia. Scusate se soffio nel microfono, volevo vedere se si sente tipo il mio naso nel microfono. È una delle cose più fastidiose del mondo. Tanto di cappello? Vabbè, metto questo oggi. Un attimo solo, eh. Il quartier generale, ma come si fa a non amarlo questo dodo? Chi è? Chi è? Oddio! Mi ricordo che una volta, tanto tempo fa, quando volevo un villager carino, io mi addormento con il dottor Gabriele Benedetti che rompe le ossa ai suoi pazienti. Esatto, ragazzi, lo conoscete il dottor Gabriele Benedetti? È un osteopata che fa video su YouTube. Gli osteopati fanno schioccare qualsiasi parte del corpo. Grazie! Che bello, ragazzi. Cioè, voi le notate di più quando c'ho i capelli lisci? Capito? Cioè, ah, comunque sì, proprio oggi che sono venuta in live con i capelli lisci, che in genere non lo faccio mai, mi faccio sempre un po' i boccoli con il ferro. Invece oggi sono al naturale perché sono arrivata tardi a casa e mi scocciavo un po' di fare i capelli. E niente, poi mi metto il cappello, eh. Sono anche scoloriti perché mi dovrei fare il colore, però effettivamente è molto carino questo tipo di rosa così, lo sapete. Però al prossimo shampoo diventano bianchi, quindi devo rifare il colore. E il colore è un colore più fucsia, diciamo, un po' più scuro, perché non esiste il rosa così. Capito? Cioè se ne va subito se prendo il rosa così. Quindi ne ho preso uno un po' più scuro, un po' più sul fucsia appunto, che poi dopo vari lavaggi, capito, cambia sempre colore, diventa sempre più chiaro fino a ritornare bianco. Comunque se mi ha detto di fare il set sirena, sono molto contenta perché vorrei fare una zona mare con gli oggetti sirena. Oh, interessante. Allora, tu in questi periodi nuota tanto? E prendi le capesante e vedi se ti dà degli schemi, va bene? E nel caso poi io vedo di craftarti i mobili, va bene? Ti crafto un mobile, un po' di mobili che puoi mettere sulla spiaggia. Aiutassi, sì, vabbè, capisco, capisco. Aspettate un attimo, che mi devo mettere. Oh, vedete che. Sono un po' sceni oggi, vabbè. Ecco. Ecco qua. Ah, no, aspettate. Ok, molto meglio. Da quando ho le cuffie, i cappelli sono un po' difficoltosi da mettere. Ok, ci siamo. Ora sembro la solita seppiolina di sempre, dai. E poi guardate che carino, c'ho le zampette. Comunque sì, ragazzi, poi domani sicuramente in live mi vedete con i capelli. Credo, non lo so, forse starò così domani in live. Vabbè, dai, la prossima volta che faccio lo shampoo me li faccio mossi, va bene? Mi scoccio di farli, poi devo studiare. Ma no, ma perché su quest'isola non riesco mai a trovare il villager? Ah, il fuoco. Oddio, un giorno sarà mio, ma non è questo il giorno.
come non viene Pasqualo? Questo è strano. Prendi più capesante. Ragazzi, ma secondo me devo fare una grafica del canale? Secondo me no. Ah no, sapete cosa? Ok, mi è venuta un'idea. Però non ve la dico così, è una sorpresa. Ragazzi, voi sapete come lavare una cover della Switch? Perché si sta facendo un po'. Si sta un po' sporcando. Avete delle idee? Ora la mia Switch, poverina, me la porto sempre dappertutto. Che poi c'è, cioè, io adoro le console portatili, vi giuro veramente. Era una schiavitù quando. Almeno 15 capesante nello sgabuzzino. Pasquale non si fa vivo. Boh. Strano. Anche a me è capitato, però con una capasanta. Amore! No, ragazzi, Gigi lo prendo. Vi prego, ditemi che lo devo prendere. Dai, ragazzi, cioè lui è il pigro più bello di tutto il gioco. Forse insieme a Capraldo. Mi sembra che non sia un video. È vero comunque che ogni tanto non viene. Pure a me è successo. Comunque, ragazzi, Gigi, che ne dite? Io attendo risposte. So che la chat è in ritardo. Parlatemi. Comunque, Miki, intanto ti scrivo il nome del gruppo. Il gruppo Facebook che mi avevi chiesto. Intanto attendo le risposte, so che la chat è in ritardo, cioè che c'è un bel po' di delay stasera. Ecco, GGGGGGGGG, sì! No, sì! Sì! No, ragazzi, ama Gigi! Cioè, quando e se lo lascerò andare via, voi vi prenderete a capelle sul server, probabilmente! Infatti non mi ricapiterà mai. Amore, quanto sei bello! Ragazzi, voi veramente, veramente vi prenderete a capelli sul server quando vi dirò sta andando via chi lo vuole. Voi dite, mamma mia, me la voglio io! Facciamo un giveaway di Gigi. Ce la faremo! Pino il Pulcino? Non lo so, forse non lo conosco, non ho presente. Pino. Chi è Pino? Mo la guida sta lì, mi scoccio di prenderla. No, scusa, ho sbagliato. Uè, se ne stava andando la connessione. Ah! Ho perso qualche fotogramma, ragazzi. Stava andando via la connessione. Va bene, ok. Vabbè, Miki mi ha risposto, va bene, ok. Mi dispiace. Sì, allora ragazzi, la chat è vero, Bobby è arrivato tardi. La chat fa ritardo perché prima OBS ha dato dei problemi. Tipo, ha messo 0 kilobyte al secondo di trasmissione. Poi è arrivato subito a 6000. Quindi, guardate che cappellino c'ha Cleo. Chi l'ha disegnato quel cappellino? Oh, grazie. Come sei carina, Cleo. Allora, vediamo se è andato a buon fine. Tra l'altro spero abbia una casa carina.
come funziona il sound alert da PC e devi andare in informazioni, credo. Ciao Raimondo, tu sei un altro prigioniero dell'isola che non andrai mai via da qui. Mai, mai nella vita andrai via da qui. Va bene, ragazzi, allora, visto che siamo qui e abbiamo un altro po' di tempo, se volete, con la sigla. Dicevo, se volete, visito l'isola di uno di voi. La prossima volta, una live di Animal Crossing, a meno che non se ne vabbia un altro abitante, facciamo un visito alle vostre isole e quindi anche gli altri avranno la possibilità. Se c'è qualcuno che ha già l'isola pronta per essere visitata, me lo dica adesso, io prendo il dodo, la lista amici, bellissimo quel cappellino, eh sì, io prendo il dodo, la lista amici e vengo a visitare la vostra isola, va bene? Allora, ora cambio anche il titolo della live. Anzi, no, dai, facciamo solo così perché va a finire che poi mi cambia tutta la cosa del. No, dai, la lascio così, non fa niente. Che bello è Corrado. Allora, sì, Corrado ha una bella storia perché il mio professore. Snapponi vuol dire stream sniper, che sarebbero gli spettatori. Ci ho provato a trattenerlo, scusate, sarebbero degli spettatori che guardando lo streaming di un creator cerca di entrare nelle stesse partite dello streamer e avere un vantaggio su di lui, salendo sempre la sua posizione che guarda la live. Gli streamer per contrastare questo fenomeno. No, vabbè, Super Quark Music. La mia la conosci già, io se ti va. Sì, Bibolo, ok, vengo da te. Che bello Corrado, diceva. Sì, ho Corrado perché il nome del mio professore di laboratorio 2, esame che ho dato a gennaio. Vabbè, oltre che io lo amavo, lo adoravo, cioè tipo la vita, tutta la vita, e mi ha messo anche 30 all'esame e io dissi, wow, se va bene questo esame io mi prendo assolutamente Corrado sull'isola e così è stato. Bibo sta prendendo il gioco. Voi dite, non fai TT per vedere Gigi? Allora, volendo, sì, vediamo quanto tempo ci mettiamo sull'isola di Beeble. Altrimenti facciamo la prossima live, perché sapete che lo porto abbastanza spesso Animal Crossing. Cioè, la prossima live sarebbe, penso, domenica o lunedì. Dipende un po' da quando vado a casa di Albi, insomma. E quindi, boh. Allora, io intanto metto comunicazione online. Poi, Bibol, dimmi tu se per amici oppure con Dodo. Ciao, Bobby, buonanotte! È un fake anche stavolta? No, dai, domani è l'ultimo giorno della settimana di scuola. Quindi, vai, su! Buonanotte! Ok, mandi il Dodo in chat. Perfetto. No, non scrivo niente. Ah no, ha detto pin, quindi pin. Non ritornerò più tardi. Dormi. Ciao. Dai, che è quasi finita la scuola, ma arriva l'estate. Sai che bello. Chi dopo la live si metterà a nerdare un po' su Hyrule Warriors? Io. Però forse faccio prima un paio di problemi di fisica. Perché oggi mi ero ripromessa di finire, ma vai. E mi sentirò anche meno in colpa così. Voi vedete che io mentre gioco di questo. Comunque, raga, Hyrule Warriors è troppo bello. Cioè, se volete un gioco per Nintendo dove possiate sfogarvi, Hyrule Warriors. L'era della calamità. E ve lo godete però dopo aver giocato. Mi hanno regalato un corso di piscina e basket. Cosa? E non lo posso prendere, mi devo. Non lo posso perdere. No, vabbè, bellissimo.
Ma solo riuscivo a andare. No, anch'io andavo a scuola il sabato. Però ho visto che questa cosa non è comune come tanto si pensa. Anch'io ci andavo purtroppo. Già. Va bene. Ah, ok, un sacco di gente. Va bene. Wow. Pure io comunque sì, ragazzi. Va bene, ma con la DAD è tutto un po' diverso. Scusate, mi è caduta una cosa. Non la prenderò più. No, l'ho presa. Ce l'ho fatta. Io il cappello lo tolgo, dai. Ho deciso di mettere la regola che il cappello si leva dopo un tot, così non si suda nel cappello. Io in qualunque scuola elementare, media e superiore. Ah sì, no, io no. Solo alle superiori. Solo andavo a scuola il sabato. È recente, sì. Te l'ho mandato su Discord. Ah, ok, mi è arrivato. Perfetto. Chiudo qua così non lo faccio vedere a eventuali che magari si vogliono infiltrare. Metto sempre la trappola, dai. Come al solito. Un attimo solo, eh. Allora. Tanto non si capisce. Ok. Ok, la cosa mi rincuora. Io alle medie no, ma non so perché. La mia scuola non era aperta il sabato. Oh, ma no, neanche io, ragazzi. Però facevo 6 ore tutti i giorni. Invece al liceo strano. Alcune ore facevo, cioè alcuni giorni 6 ore, altri giorni di meno, tipo 5 ore, un giorno tipo 4 ore. Un po' strano. Vabbè, era un po' un casino. Sono ben stanca. Oggi, bello è che a casa di Alana Kinski in genere ci svegliamo alle 8 perché arriva una signora che li aiuta in casa a fare le pulizie. Però oggi no, ci siamo svegliati più tardi, però comunque presto, cioè tipo ormai sappiamo pure come si crafta la foto. Metterò un'altra foto, giuro. No, la cambierò veramente, veramente, ve lo giuro. Stavolta ve lo giuro. Domani nella pausa dello studio mi metto a settare un po' di cose di PC, va bene? Allora, Beeble, tu mi farai da guida in questo meraviglioso mondo. E se vuoi dare i nomi alle zone, puoi scrivere il nome tipo zona questo e capito? Non lo so, boh. Cioè, capito? Le puoi scrivere sulla chat della live. Ormai capiamo perfettamente l'Animal Crossingese, quindi potremmo aver capito il dopo. In effetti sì, in effetti sì. Ma che bello! Che poi di sera è anche bello visitarlo. Museo. Qui c'è il museo, molto carino. Che bello. Carino. Piazzetta mini, che bellino. Parleremo pure. Wow, raga, bellissimo. Vorrei imparare a parlare così. No, che carino, bici, che carino. No, vabbè, qua si servono le. Oddio, il registratore di cassa, che in realtà è una macchina da scrivere, adoro. Che trovata. Negozio di snack, bellissimo. Oh, la pizza, sì, pizza, tutta la vita, ragazzi. Pizza, la mia vita. Enecrox. Aspetta, mi sono persa. Oh, ma che bello questo motivo maculato.
Va sulla spiaggia, bellissimo. Pizza tutta la vita. Ah, è vero, ogni tanto, è vero, ogni tanto mi ha anche svegliato facendo bla 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 bla, così. Io rido come una pazza quando lo fa. Oh, mamma mia. Bella questa casa. Area residenziale, sì. Bello avere l'app sul telefono, ragazzi. Oggi sbadiglio time. Comunque oggi è tornata la sorella di Alberto da Milano. Yeah! Che bello. Poi ci dobbiamo andare anche noi. Wow! Il campeggio, bello. Bellissimo. Qua c'è il dondolo, una zona relax con la frutta e il distributore di acqua fruttata. Qui? Oddio, che carino! No, area tuffi. Capito che uno sale qua sopra. Wow, bellissimo! Capi, prende la rincorsa? No, vabbè. Stupendo. Ho sentito qualcuno. Giulia? Sì. Si è rotta la lampada, Giulia, mi dispiace. Vabbè, tanto tra un pochino chiudo, non ti preoccupare. Oppure fai come me quando apri la finestra la mattina, mettiti il cuscino in faccia. Spa giapponese, bello. Beeple, magari ti passo anche qualcosa perché ci sta un altro bel pezzo per la spa giapponese. Te lo passo. Via, finalmente qualcuno che apprezza il tuo pattern immacolato. No, ma è bellino. Oddio, c'è Ivano. Che bello. Oddio, c'hai i libri di matematica? No, vabbè, mandamene uno, please. Oddio, mandamene uno. Io non ce l'ho, c'ho solo le farfalle. Libreria all'aperto. Anche questo non ho. No, forse questo sì. Comunque, c'ho solo quello delle farfalle. Bellissimo. No, vabbè, il centro yoga e relax lo devo fare anch'io assolutamente. Mi hai appena fatto venire un'idea. Perché c'è una zona dell'isola. Oddio. Ok, Pikachu. Scusatemi, ragazzi, è normale. Ecco qua. Intanto lei se n'è andata perché io sono lenta. Ma viene l'attacco all'arrivo. Piscina infinita. Bellissimo. Ok. Una volta ce l'avevo anch'io una piscina così, poi la tolsi. Sto bene, eh? È solo un attacco allergico, è normale. Ora inizio a lacrimare. Non è perché piango, eh. Che bello, zona artistica. Bellissimo. Scusate, ragazzi. Ok. Starnuti live. Bello. Mi muto la prossima volta perché mi sa che vi ho stonati. Perdonate. Ma che sgabelli sono quelli nel bar sulla spiaggia? Sono degli sgabelli di legno, si chiamano così, e poi tu li puoi modificare mettendoci. Aspettate, ragazzi, un attimo solo. Un momento, aspettate. Ok, ma mi sentite? Sì. Ah, non si mutano le cuffie. Bene, vabbè. Un attimo, devo stare in diretta. Che brutta vita. Oddio, al contrario. Ah, devo girare Joy-Con. Ok, vabbè, ma non si cammina più. Allora, aspettate un attimo, ho perso Beeple. Sono rimasta indietro. Ah, ecco, ragazzi. Ah, oddio. Sto giocando con Joy-Con al contrario. Non riesco. Aspettate. Ah, allora. Ok, ti ho vista. Ok, arrivo. Così. Ok. Ok, si muove in modo strano. Scusa per i fiori. Hai riscattato praticamente che devo scambiare i Joy-Con di mano. E quindi adesso sono un po'. Ok, ce la sto facendo.
Adoro questa cosa. Per 5 minuti, tra l'altro. Quindi ora è 23. Diciamo che ho iniziato a 22. Devo contare 5 minuti. Ah, che bello. Sì, certo che voglio vedere dentro. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Aspetta. Ok, ecco là. Scusate, ragazzi, stavo piangendo perché. Sì. Help. Oddio, che carino. No. Aspettate, io non riesco a muovere bene. Ma è bellissimo, è super moderno. Vedi, libri esercizio, letteratura giapponese occidentale, libri di adesso. Sì, certo! Ho notato, no, perché scusa, è divertentissima. Questa è divertentissima. Tra l'altro ora provo a fare un'emozione. Aspettate. Ok. Bagno tutto rosa, bellissimo. Aspettate, mi sto impavinando con. Ok. Bellissimo, stupendo. Anch'io sto facendo un bagno un po' sul. No, non è vero, il mio non è più rosa. L'ho fatto tipo stile giapponese termale. Una cosa così. Non ti preoccupare, Miki, comunque. Mi piace un sacco questa cosa al contrario perché. Poi la prossima volta che esce al contrario li giro proprio sotto sopra e vediamo cosa succede a quel punto, perché a quel punto c'è. Cucina mini. Ok, bello. Stupendo. Con il forno, bello. Ragazzi, comunque io mi sto procurando per catalogare tutte le cose tipo per pulire la casa, cioè gli aspirapolveri di tutti i colori, la scopa elettrica di tutti i colori, il set per pulizia bagno di tutti i colori. Che ne pensate? Se no facciamo un'altra cosa. Cioè magari poi un'altra volta cataloghiamo tutte le piante. Vorrei farla una live di catalogazione. Stanza stregoneria. Fantastico. Aspetta, no. Non volevo fare questo, non volevo fare questo. Volevo fare questo. E no, non volevo fare questo. Ah, aspetta. Aiuto. Ok. Vabbè, ormai non. Ok. Ah. Oddio, è arrivato a 27. 26, un minuto ancora devo resistere. No, così non si cammina. Ok. Aspetta, dove sarà andata? Diciamo sopra. Help. Sì. Bello, con il bagno in camera. No, vabbè, sembra una camera d'albergo. È bellissima. È stupenda. Vabbè. Ce la possiamo fare stasera. No, ok. Ragazzi, comunque prossima live andiamo su Zelda che l'abbiamo appeso. Che bello, oddio, è tipo una tavernetta. Eh sì, è proprio una tavernetta. Bellissimo. Oddio, ma anche i tappeti. È stupendo. Secondo me Bibo lo tiene una casa fantastica anche nella vita vera, perciò. Glielo ho detto che l'isola di B è fighissima. E infatti, comunque mo lo cambio pure io il mio salone perché sono abbastanza vergognata da come, cioè, mi vergogno del mio salone vedendo queste cose stupende. Oh God. Ok, vediamo l'altra. Ce la posso fare. Ah. Io stacco, buonanotte a tutti. Ciao Vale, ci vediamo su Discord. Mi raccomando, scrivi per qualsiasi cosa. Ciao ciao. Notte notte, grazie per essere passata. Sempre molto gentile, grazie. Cucina, bello. Ok, tutta in questo stile. Secondo me c'hai un sacco di punti sull'Accademia delle Belle. Case, secondo me c'è un sacco di punti.
Bagnetto, carino. Ah, ecco, ok, era questa che ti dicevo di mettere nel bagno termale giapponese. Vedi questa vasca qui. Secondo me veramente viene carina. Carino il cuoricino con il fumetto intorno. Qui soggiorno bello con questa bella TV, molto belle. Ok, poi ragazzi, dopo essere uscita dall'isola di Bibol, visto che c'è mia sorella che deve dormire e io per forza devo tenere la luce accesa per fare la live. Spengo così poi riparo anche la lampada un giorno, cioè, vediamo, magari domani riesco a fare qualcosa. Che bello, la sala delle piante, bellissimo. E vabbè, quando riparo la lampada poi torna tutto a posto, insomma. L'unica cosa che devo fare è attaccare questo coso. Stavo pensando di comprare una colla. Mandati 2 libri, domani ti mando il terzo. Grazie Miki, grazie, thank you. Ok, aspetta, no, non si cammina con questo. Ah, ma io devo. Ok, va, basta, Joy-Con normali, finalmente. No, ho sbagliato. Ma Joy-Con normali è sbaglio. Che mi dice il cervello? Rientro subito. Non è bellissimo il vaso di garofani, ragazzi? È stupendo. Io tipo li ho ordinati tantissimi, ora non so cosa farmene. Ok, ora salgo, eh. Eccomi qua. Eccomi. Bello. Molto bello. Molto estiva pure questa stanza. Mi viene l'ideuzza quasi quasi. Potato! Sausage. Non so perché ho lasciato quest'audio, è simpatico che c'è uno che dice potato ogni tanto. Wow! No, vabbè, pazzesco! Pavimento nuvole più tappeti. È bellissimo. È stupendo. Mamma mia, sono stupita. Veramente. Una zona di passaggio con il bambù, molto bello. Area bambù con tutti gli alberi di bambù, che carino. È giusto, dobbiamo pensare anche a un'isola smart dove si possono usare i materiali e quindi bisogna avere gli alberi. Una bella serra, o tipo vivaio, diciamo. Infatti ci stanno anche le coltivazioni di qua con le zucche, che carine. Qui invece la terracotta, stupendo, bellissimo. Le pozioni! Bellissimo. Riesco a sedermi, vabbè.
Buon appetito. Molto carino. E qua ci sono le cucine, pazzesco. Oddio, pure la grigliata. No, vabbè. Fantastico. Casa sull'albero, bello. Molto carino. E vedete, ci sono i letti lì, per molto bellino. E qua c'è la legna, ok. E poi si può suonare la kalimba, bellissimo. È vero che è proprio bella la tua isola. Area per guardare le stelle. Anch'io volevo farla e poi ho deciso di fare un'area con un camper e un telescopio a caso. E sempre le tue cose immacolate. Oddio, questo shuttle e l'hai preso da me. Wow, se l'hai preso da me sono contentissima. Stargate, bellissimo. Bellissimo, veramente. Volpola. Bellino un sacco. La spiaggetta di Volpola. Come siamo belline comunque. Siamo proprio belline. Oh, which palace? No, place. Wow, l'area streghe. No, vabbè. Cerchio magico. Wow. Bellissimo. Qui c'è un pochino di cose sulla spiaggia, che bello con la tenda. Una meraviglia. Yoga sulla spiaggia. Già, e ci vogliamo togliere lo yoga sulla spiaggia? Eh no. Sai che bello? Foto? Che carino, è bellissimo. Art Rescue. No, vabbè, che carino. Oddio, ci sta anche con le piccoline con... Oh no, le uova. No, bellissima. Le uova. Ah, un'altra bella zona relax. Sta giapponese numero 3 e ride. Bellissimo. Ah, e qua infatti ci sta. Ne avevamo poche. Già. Infatti qua ci sta il bagno che dicevo io, eccolo. Le sorelle sono state qui. Carina la zona streghe, una genialata. Sanrio, che carino. È così chill che dormo. Koala. Carino.
Oddio che carino il negozio. No, vabbè. Grandioso. Piccola zona di coltivazione zucche. Un po' di negozi. Finita. È bellissima. Un'isola proprio carina. Secondo me è proprio bello giocarci. È proprio bellissimo giocarci. Sì! Aspetta. Anch'io. E ti posto sulla pagina. Aspettate, voglio mettere anche... A me piace un sacco questo... Questo qui, che carino. Poi vedo qual è la più bellina. Che carino! È bellissimo. Ma grazie a te, che bello! È un'isola stupenda comunque, veramente è un sacco chill tra l'altro, cioè... Mi sa che non gioco proprio più a niente, vado a dormire direttamente proprio. Poi di sera rende anche tanto. Bella proprio. Ed ecco. La dimostrazione che sbadiglio in live. Grazie, Bibol. Se vuoi puoi mandarmi tu a casa, così si chiude anche il gate. Oh, guardi che ci ha tagliato. Proprio una bella isola, complimenti. Sì, infatti è molto bella. Sono un martire delle chat, sono il fidanzato di Bibol. Davvero? Sei il fidanzato di... Ah, il mio ragazzo credi. Ciao ragazzo di Bibol! Ciao! Mi ha fatto scrivere... tutti i messaggi. Aiuto! Simpatico un sacco. Ciao ragazzo di Bibol. Hai visto, anche lui è parte di questa bella famiglia. Scusate, il mio ragazzo è cretino. Stupendo, veramente. Va bene, allora Bibol, se vuoi mandami pure tu a casa, così ti si chiude anche il gate. E non so se vuoi continuare a giocare con il gate aperto, non puoi fare un sacco di cose. E va bene ragazzi, poi tornata sull'isola, io spengo perché si è fatto un po' tardi e la mia gemella cattiva deve dormire. Perché c'hai il pigiama rosa? Anch'io voglio un pigiama rosa. Io ce li ho solo blu, anch'io voglio un pigiama rosa. Voglio il pigiama. Anche le scarpe rosa, no vabbè, sono anche dello stesso rosa. No, impazzisco. Sei fantastica. È fantastica. Era il mio ragazzo che scriveva le cose dal telefono e ho notato. Alla fine si è ribellato. Aveva il potere, l'ha usato. Aiuto, sono vittima dei messaggi. No, dopo il capannello di mia sorella col pigiama rosa che voglio anch'io. Abiride. Concride. No, è una cosa carinissima comunque, veramente. Cioè. È giusto che si è ribellato, è stato schiavizzato, comunque grazie a tutti per i complimenti, ma è bellissima quest'isola. Impazzisco davvero. È un sacco cibo. Esco con il meno, va bene. Ecco qua. Ciao ciao. Mia sorella prima che mi ha fatto i segnali di fumo ha fatto. Quindi ho capito. Ti attendono cieli infiniti. Ah? Ciao mamma, sono ancora in live. Non dire cose sconvenienti. Che c'è? Ah, allora c'è un messaggio per Alana Kinsk. Abby, ha detto mia madre, nei prossimi giorni vieni a mangiare la parmigiana o la congela? Ti rispondo subito. Mia madre ha fatto la parmigiana di melanzane, ok, ed è avanzata un pochino. Ne ha fatta di più apposta perché voleva farla
gliene voleva dare un po' pure ad Alberto. Allora, Abby, vieni nei prossimi giorni oppure la congela e la scongela quando poi vieni? Ah? No, non lo so, tipo domani vieni. No, domani proprio no, abbiamo la live su... Sabato. Sabato sulla pizza, secondo me. Qua. Wow. Sabato puoi mettertela sulla pizza, ha detto mia madre, la parmigiana. Sarebbe top. Che ha detto? No, aspetta. Deve... la live è un po' in ritardo, ah. Quindi ora rispondo. Se vieni sabato, sì. Se sabato non vieni, allora la congela. Va bene. Facci sapere. Ti faccio sapere. Ok. Ragazzi, scusate il capannello sulla parmigiana. Va bene. Io direi di chiudere, su. Si è fatto un po' tardino. C'è anche un bel cielo sulla mia isola. Vengo io. Guarda, Miki, se non si perde... se non si perdesse il cibo fino in Germania, la congela per quando martedì se ne vauri. Ok, va bene. Dicevo, Miki, se io potessi spedirti il cibo senza che si perda, insomma, lungo la strada, capi, che va male, ti spedirei un sacco di roba. No, proprio a morire, montagne, sarebbe bellissimo fare regalini così, capito? Poi quando diventerò una streamer famosa farò dei giveaway di cose vere, perché me le potrò permettere. Pizza e parmigiana, la parmigiana sulla pizza, capito? Comunque, se mai un giorno diventerò una streamer famosa che potrò comprare degli oggetti e poi fare un giveaway, sarebbe top. Un giveaway vero, capito? Alto livello, già. Già. Va bene, ragazzi, allora, mi farebbe piacere parlare di parmigiana tutta la sera, però, però devo staccare perché appunto mia sorella deve dormire e anche io ovviamente devo dormire. Domani magari, se riesco a fare la persona seria, mi alzo un pochino prima. No, non si vede, non si sente. Non si sente, il microfono è troppo buono. Ma se per questo... Sì, infatti tu in effetti potresti venire a prenderti la parmigiana, Concia. Mamma mia, adoro veramente. Vabbè, ragazzi, io spengo, che so che la live è un po' in ritardo, però intanto vi faccio la mia buonanotte speciale solo per voi. Domani è venerdì, per chi lavora 5 giorni su 7 o per chi studia a scuola 5 giorni su 7 è l'ultimo giorno, quindi tenete duro. E poi arriva il weekend e siamo tutti molto felici perché col bel tempo si possono fare anche belle cose magari. Noi ci rivediamo nella prossima live. Ringrazio sempre tutti per essere venuti qui a vedermi stasera, per avermi supportato. Ringrazio per il beat che mi avete donato, perché siete fantastici veramente, e per l'abbonamento di Conch, che penso che tier 1 vuol dire che hai rinnovato una volta, credo, cioè veramente penso significhi questo, però insomma, grazie veramente, grazie mille. Ovviamente tutte le donazioni che arriveranno saranno spese sempre nel canale. Ora che ho la webcam e anche le cuffie, saranno messe in un bellissimo maialino per comprarsi il computer nuovo magari. Va bene, ragazzi, buonanotte a tutti, grazie ancora per essere passati, affrontiamo questo venerdì con tanta gioia. Io vi ricordo che ci vediamo domani, non su questo canale, ma questo canale lo osterà, su The Dark Side of Naples, per il nostro gioco di ruolo di Star Wars. Se vi va anche di passare a farci un saluto, io ci sarò sempre e ovviamente vi saluterò dal vivo. Ringrazio a chi passerà domani, perché è una cosa carina e apprezzata comunque, cioè è bello perché... Capi, venite anche su un altro canale, quelle volte che lo fate io veramente sono contentissima. Infatti mi vedete in live che interrompo tutti, dico fermi, devo salutare, inizio a salutarvi così. Va bene, dai, basta, vanno alle ciance, ci vediamo domani su The Dark Side of Naples se vi va. In generale ci vediamo tutti i giorni, tutto il giorno sul server, scrivetemi se avete qualcosa.